ridatemi una mano ad avere ciò che era mio, iscrizione gratis, tutto gratis, iscrizione gratis al canale e campanellina. Allora, dallo scantinato, vedi dietro c'è anche una un sigletta in questo scantinato, perché se no eh, ti ingrasso, almeno io cerco di impegnarmi con me stesso, poi bisogna vedere uno ci prova io comunque mi alleno sempre perché sono un mangione non è più come quando avevo vent'anni che tornavo alle cinque di mattina da ballare e mangiavo la trippa ghiaccia di mamma mamma aveva fatto la trippa magari e io tornavo alle 5, lo ricordo sempre Il mio fratello ci incrociamo io tornai dieci minuti prima lui tornò dieci minuti dopo e mi trovò a mangiare la e mangiammo. trippa e ci mangiamo trippa e tutto annaffiato dal vino rosso alle 5 di mattina. Ora il metabolismo è cambiato, mi devo allenare. Eh, a quanto pare a qualcuno interessa allenarsi, però va bene, dai, ognuno. Eh. Noi siamo quello che mangiamo, eh, diciamo, se siamo quello che mangiamo e siamo quello e soprattutto facciamo. Iscriviamoci al canale, ragazzi, fatemi ritornare su. Allora, la Champions League, l'Inter, questa è un Inter da Champions, io lo dissi prima nella vittoria del Barcellona del mio piccolo che questa è una squadra che per come gioca in Zaghi per assurdo rende molto di più in Champions che in campionato mentre inter, le inter di parrucca rendevano molto di più in campionato che in Champions perché quando si alzava il livello qualitativo parrucca andava sempre in difficoltà in Champions e veniva schiaffeggiato da chiunque no mi ricordo pochissime partite eh, fatte bene in Champions da parrucca se non il primo tempo di Barcellona con Sanchez e Lautaro e con il rigore non dato a Sensi che fecero impazzire il Barcellona. Eh, allora, come siamo stati tutti critici, io per primo con Inzaghi in campionato eh, a, a, a Didi e comunque la situazione era alquanto imbarazzante, qualora l'Inter stasera vincesse sembra che, eh, che sia confermata la stessa formazione di Barcellona, qualora l'Inter passasse il turno addirittura con anticipo. Ragazzi, bisogna fare i complimenti. Bisogna essere onesti. Bisogna fare i complimenti perché eh, sfido chiunque, eh, sfido chiunque di voi a dire che credeva nel passaggio del turno. Non ci credeva nessuno. E sono anche soldini. Anche se il cinese se ne sta andando, sono comunque soldini e fanno comodo in una situazione così disastrata. quindi Godiamoci questa partita senza entrare troppo nel tecnico. Sappiamo che noi siamo più forti, ma la palla è tonda, non si sa mai. Le partite di Champions sono a maggior ragione imprevedibili rispetto a quelle del campionato italiano. Stessa formazione di Barcellona, speriamo di giocare con la stessa convinzione, con la stessa voglia e, e, e magari, ecco, magari cercare di gestire un po' meglio la partita negli ultimi minuti, perché anche a Barcellona. Gli ultimi minuti ci fu un po' di panico. No, eh, to, fai cambio, abbassi la squadra, ti porti in aria tutti i giocatori avversari. Speriamo che venga gestita un po' meglio. <ride> allora, io ero fuori per lavoro per trasferta, perché io, eh, ragazzi, mi tocca anche andare al lavoro. Mi, mi, mi viene, eh, ho aperto Instagram, ho aperto insomma, tutti su Twitter, mi, mi dicono che, che, che tutto sport. Sport, dieci giorni fa ha fatto un articolo su questa Silver Lake che è, che è un fondo americano, che eh, diciamo che, eh, che gestisce la metà di quello che gestisce Octree è il doppio di questa Silver Lake, gestisce sugli 80 miliardi, Octree gestisce sui 160 miliardi. Quindi, diciamo che potrebbe essere una sorellina di Octree, come nome fra tutti quelli che hanno fatto, da quello che comunque mi hanno detto, come nomi tra Bezos, eh, Amazon, Oracle, eh, Aquel, eh, che ne so, eh, Testa Nera, tra tutti i nomi che hanno fatto, questo è quello un pochino più, diciamo, eh, valido, perché eh, ci sono stati degli avvicinamenti tempo fa tra questo fondo e l'Inter che non acquisirà mai ricordatevi il video: non acquisirà mai l'Inter perché l'Inter verrà acquisita dai sauditi. Anzi, è già stata acquisita dai, suditi, dai sauditi, anche perché io è giusto che ognuno dica tutto quello che gli pare. Ma qui sembra che gli americani possano fare gli investimenti nel calcio, i sauditi no, allora, se sei americano puoi comprare una squadra di calcio se sei saudita, no ancora non hanno capito che un fondo perché anche questo è un fondo comunque speculativo un fondo speculativo fa operazioni per performare subito mordi e fuggi poi qui c'è anche lo stadio è chiaro non è chiara cioè un fondo speculativo non si avvicina mai all'acquisizione di una società di calcio con un debito del genere perché loro ancora non hanno capito che se qui non ristrutturi il debito, non potrà mai essere un investimento l'Inter, la devi prendere ristrutturare il debito, allora poi dopo sì che può diventare un investimento per questi fondi speculativi ecco perché al massimo al massimo dio Silver Lake potrebbe fare quello che fa PCP a Newcastle potrebbe fare da private equity, non può fare di più, non saranno loro al mille per mille quelli che compreranno l'Inter ci metto la faccia, anzi mi tolgo anche gli occhiali. Silver Lake non comprerà mai l'Inter, anche perché l'hanno già preso. Loro ancora non hanno capito che se non ristrutturi il debito, questo non è un investimento per fondi. Ecco perché quant'è quant'è che lo dico: tutti i fondi sono stati fatti fuori a suo tempo. Nessun fondo americano prende l'Inter. Non ci sono fondi. Poi loro si scordano che. Quando Sunica ha comprato l'Inter è stata comunque un'operazione di avvicinamento all'Occidente per sviluppare il mercato. Gli arabi hanno fatto lo stesso, i sauditi hanno preso l'Inter anche per sviluppare tutto quello che vogliono sviluppare loro in Occidente. È un'operazione di avvicinamento all'Occidente. Ma questi fondi, questo fondo Silver Lake, che è la metà di Octree, al massimo potrebbe fare da private equity, te lo ripeto, al massimo, ma nemmeno, penso io, come fa PCP, a Newcastle al massimo potrebbe fare questo poi di cosa vogliamo parlare della juve ragazzi io cioè io fossi il tifoso della juve mi vergognerei eh, no io non sono un tifoso della juve il problema è loro io sono un tifoso dell'Inter come voi cioè, questi si dovrebbero vergognare perché tanto e, e sono sempre le stesse cose. Ma ti dirò di più: non gli faranno nemmeno nulla. Vedrai che con loro avranno la mano leggera. Questi dovrebbero uscire dal campionato italiano. Mandateli a giocare in Turchia. Questi qui hanno rotto le scatole. Mandateli a giocare in Turchia nel campionato turco con tutto rispetto per la Turchia. Non li vogliamo più in Italia. Questi qui noi non ce li vogliamo più. Poi guarda le figure che fanno in Europa tanto, ormai sono finiti. Loro e Monosciglio l'amico di Zang, sono finiti. Rivoleva anche lo scudetto questo qui, capito? E' capace che Zang, prima di andare via, glielo ridava anche. Se, eh, se, guarda, se, se fosse per Zang, lui, secondo me, gli riderebbe anche lo scudetto. Al suo amico Monosciglio Voleva anche lo scudetto rivoleva questo qui. Si dovrebbero vergognare, quanti sono? Tutti. È una vergogna per l'Italia. La Juventus. La Juventus è una vergogna per l'Italia. È una vergogna. Questi sono una vergogna. Le parole di Mario Sconcerti, Marione di Firenze. Io ci ho anche parlato un paio di volte. L'ho trovato spesso in centro, no? Perché lui abita, lui abita a Roma, però ovviamente c'è a casa anche a Firenze. Cioè, Mario Sconcerti è stato fatto fuori fu fatto fuori da cecchi gori quando era dirigente cioè ha sempre galleggiato le, nelle varie televisioni alle televisioni poi non interessa chi invitano interessa, interessa fare audience e sconcerti è sempre quello e va controcorrente ma ora si è superato Mario ascoltami dammi retta, vai in pensione falla finita la mattina fa la giratina al centro pigli il caffè copa di giornale e torna a casa che stai delirando? Il che vuol dire io, io sto difendendo la, la, la mia città, la mia squadra? Che vuol dire sconcerti? Bisogna tutti fermi ora. Come te devi fare, quello devi fare il giapponese. Bisogna tutti fermi ora, Mario. Dammi retta, stai oltrepassando il limite, Mario. Fermati fino a che sei in tempo. Stai diventando peggio di giapponese, Mario. Fermati. Cosa, cosa diavolo dici? Cosa stai dicendo, Mario Sconcerti? Possa il fiasco anche te, Dio buono. E questo è quello che vi volevo dire. Quindi, dopo la partita, vediamo se faccio un video, una live. Appena ho tempo, io le live, lo sapete, ragazzi, le faccio pochissime. Comunque, Silver Lake, lascialo perdere, omi giapponesi, l'Inter è già stata acquisita dai sauditi. Tanto lo vedremo. Ritiro in Arabia Saudita. Io, come vi dissi, riprendi il video. Io ti dissi, il ritiro in Arabia Saudita non vuol dire, non è che sia legato tanto alla vendita, vado vale a riprendere il video. Dice che si è saltato il ritiro in Arabia Saudita e che vuol dire che se si va in America siamo americani e se si va in Arabia Saudita siamo sauditi. L'avevo detto già prima in un altro video dieci giorni fa, vai a rivederlo. Quindi questa Silver Lake tirata fuori da tutto Sport dieci giorni fa, al massimo, al massimo io non l'avevo nemmeno sentita nominare mi sono informato al massimo potrebbe fare come fa PCP a Newcastle sicuramente l'Inter non la, la comprano loro non è anche perché l'Inter è già stata acquisita ci ritroviamo a breve iscriviamoci al canale attiviamo la campanellina stasera il passaggio in Champions ci potrebbe far godere tanto e intanto eh, cosa vi devo dire ragazzi? cosa vi devo dire? Cioè, chi si immaginava di passare il turno in Champions? Parliamoci chiaro. E per quanto riguarda la Juve, andate via dall'Italia. Ci avete rotto le scale. Uscite dall'Italia. Basta. Ci fate passare male. Voi siete la rovina del calcio italiano. Ciao, Inter.